Madonna, Madonna, ma 13 di fila, ma non si fermano più, ragazzi, non si fermano più. Io l'ho detto che questa qua non sarebbe stata la partita che dovrebbe aver fatto, tra virgolette, inciampare il Napoli, surclassati. Oggi ovviamente surclassato il Sassuolo, che devo dire, devo essere sincero, è quel sempre Sassuolo che a me piace perché alla fine se la gioca a viso aperto. Ne ha prese 4, perché ne ha prese 4, però le occasioni il Sassuolo le ha avute. Infatti oggi ho, a parte uno splendido Osimhen con una tripletta, un altro splendido Kvaratskhelia, c'è anche da dire che Meret ha fatto le sue parate, quindi molto bene anche Meret, ennesimo assist di Mario Rui, ma possiamo dirne tante di questo Napoli in questo momento, ragazzi, veramente veramente tante. Fa sorte che oggi Napoli vince 4-0, è già lì tranquillo che aspetta cosa farà il Milan domani. E è una squadra che veramente sta rodando, sta viaggiando a ritmi che in questo momento sono impensabili per qualsiasi altra squadra di Serie A. Altri 4 gol, gol su gol, non ne subiscono neanche, anche oggi 0. Kim un mostro, a un certo punto l'ho visto sgaloppare nel secondo tempo come un missile davanti, a un certo davanti alla porta. Che devi dire? Cosa devi dire? Tra l'altro manca comunque Rachmani in difesa. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che il Napoli sta giocando con Juan Jesus. E io me lo ricordo Juan Jesus all'Inter alla Roma, che cos'era? Questo è anche il lavoro di Spalletti, che sa valorizzare i giocatori, che anche giocatori, tra virgolette, normali come Juan Jesus, stanno overperformando, stanno overperformando. E ripeto, ragazzi, ripeto, questo Napoli non si ferma. Non si ferma. Adesso la vera prova del 9 sarà la prossima contro l'Atalanta. Perché se Napoli vince anche quella, ragazzi, non mi dite che poi non è un Napoli da scudetto, perché molti mi sono venuti a commentare, ma ancora presto, di qua di là. E intanto 13 di fila tra campionato e Champions League e continuano a vincere, e continuano a vincere, e continuano a vincere. Primo gol, che dire, molto molto bello, Kim che fa questo lancio per Di Lorenzo, Di Lorenzo mette questa palla al centro prima che la palla esca fuori, c'è la spizzata di Kvaratskhelia che allunga il pallone per Osimhen, Osimhen stoppa la palla col mancino e poi subito dopo fa il tiro per mandarla in porta. Quindi alla fine 1-0 Napoli. Poi cosa succede? Arriva anche la traversa di Mario Rui, perché poi ragazzi Mario Rui arriva al tiro col destro, manco col mancino che è il suo piede. C'è la patta di Consigli che manda la palla sulla traversa. Napoli molto molto vicino al gol e poi arriva il 2-0. Molto bella anche l'azione del 2-0, perché vedi Lozano che comunque taglia e libera lo spazio, fa creare il buco dove Kvaratskhelia si infila. Di Lorenzo fa il suo lancio per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia stoppa il pallone. Fa un po' a sportellate, resiste col fisico. Appena vede che Osimhen si smarca dalla marcatura e torna indietro, lo serve. Osimhen, tap-in vincente 2-0 Napoli. Sassuolo risponde, perché Sassuolo risponde. Ha avuto l'occasione con Pinamonti, dove la palla esce fuori di poco. L'occasione di Tosvet, no? Che comunque era in posizione al limite, riesce comunque ad andare avanti alla porta a tirare. E lì molto bravo Meret, perché si lancia in anticipo, sapendo già dove Tosvet avrebbe tirato. C'ha avuto anche comunque poi l'occasione, se non sbaglio, Lorente, dove praticamente Meret fa una bellissima parata col piede, quindi anche Meret ha fatto le sue parate, sempre Pinamonti che ha tirato e Meret blocca centrale, quindi comunque attenzione. E poi comunque arriva il terzo gol, che non è banale, ragazzi, lancio di Mario Rui per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia aggancio bellissimo con la punta, col esterno più o meno del pallone, la palla rimbalza, Kvaratskhelia sempre col destro, in una frazione di secondo, tira, calcia. E batte Consigli 3-0 Napoli. Già nel primo tempo il Napoli l'aveva già chiusa, il Napoli l'aveva già massacrata nel primo tempo. Pazzesco, pazzesco veramente. Nel secondo tempo il Sassuolo ci prova, perché continua a provarci, no? Pinamonti ha questo tiro insidioso dove Meret fa un'altra parata buona, la palla rimane lì, però è nel tappino, c'era Torsvet, no? Che ci ha provato e si mangia un gol clamoroso, grazie comunque, se vogliamo dire, a Di Lorenzo, che disturba un po' l'azione. Frattesi, anche lui ha avuto due occasioni nel giro di poco tempo, una con la punta infilandosi, dove comunque anche lì Meret molto brava a fare la parata, e un altro sempre su Frattesi che tira, e anche lì Meret dice no, ragazzi, quindi prestazione super anche da parte di Meret. Nel primo tempo, se vogliamo, ci sono state anche altre due occasioni di Kvaratskhelia, una di volée, no? Volée, semi rovesciata, chiamata un po' come volete voi, e la palla va alta sulla barra avversa, e un altro tiro di Kvaratskhelia che si accentra, tiro col destro e la palla esce fuori tanto così. Anche un colpo di testa di Osimhen insidioso poteva esserci, dove però la palla è stata deviata, e c'era anche un rigore per il Napoli. Siamo onesti, perché anche Marelli l'ha detto, c'era un tocco di mano sull'azione di Osimhen, e quindi, nel senso, Napoli avrebbe anche dovuto percepire un calcio di rigore. Nel secondo tempo, ripeto, il Sassuolo ci ha provato, il Napoli
È stata un po' più in gestione, anche se poi alla fine le sue occasioni le ha avute, perché mi ricordo comunque sempre un Zielinski che fa sfilare molto bene un pallone e poi però davanti alla porta la palla la tira alta, quindi anche Napoli ha avuto le sue occasioni sicuramente, arriva anche comunque poi il terzo gol e la tripletta personale di Victor Osimhen, ragazzi, che veramente è qualcosa di devastante. È vero, il Sassuolo sbaglia il pallone, lui molto lesto però è furbo a prenderlo quel pallone, vede Consigli in uscita, uno contro uno, Osimhen fa un pallonetto bellissimo, freddezza pura, e lì la partita si chiude 4-0. Nel finale pure Zanoli con quello sprint ha messo questo pallone interessante per Osimhen, che se Consigli non la tocca fa veramente anche il poker Victor. E sempre nel finale c'è anche Lozano, ragazzi, Irving Lozano, che ha avuto quell'occasione lì, no? Quell'azione personale che ha tirato. La palla esce fuori di poco, eh. La palla esce fuori di poco. Anche lo stesso Ndombele ha avuto l'occasione, no, col collo esterno che però ha tirato male e la palla è uscita. Raspadori su calcio di punizione, dove anche lì c'è una deviazione e tutto. Quindi il Napoli ha meritato di vincere questa partita anche questa volta, ragazzi. C'è poco da dire, però ripeto, Sassuolo. Malgrado il risultato pesante, perché è molto pesante, le occasioni le ha create. Ecco, Dionisi è nato comunque a Napoli, si è giocata, ha provato a giocarsela a viso aperto, ma contro questo Napoli non c'è niente da fare e ne prende 4. Pazzeschi, marziani, alieni, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare, anzi, nel senso, oggi Anguissa ti fa mezzo tempo perché ancora non è in condizione. Esce anche Kvaratskhelia per un problemino, non dovrebbe essere nulla di grave, però. Anche Kvaratskhelia esce per qualche problemino, ma 4-0, veramente, è una squadra pazzesca, pazzesca veramente, non puoi dire nulla a questo Napoli, sono proprio belli da vedere, belli da giocare, come giocano, si divertono spensierati, nonostante poi la pressione è tutta su di loro, perché la pressione è tutta su di loro, perché alla fine tutti parlano di questo Napoli che prima o poi si fermeranno, no? Gliela stanno un po' tirando, però. Loro si divertono in campo, la pressione non la sentono neanche. Pazzesco, pazzesco veramente. Niente, ragazzi, direi che il video può finire qua. Adesso ci andiamo a vedere la mia Juventus, da passare da Napoli a Juve. Io spero che un po' di gioco bello della mia Juve lo posso vedere, perché vediamo. Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video. Commentate questi commenti, fatemi un po' sapere voi cosa ne pensate appunto di questo Napoli qua, Napoli-Sassuolo, la partita in generale, dimmi un po' la vostra. E anche se vi piace, iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla per vedere tanto. Basta che fate clic su iscriviti, siete iscritti senza costi né nulla. E mi supportate un casino se lo fate, vi ringrazio di cuore. Condividete il video con i vostri amici per iscrivervi anche loro. Attivate anche la campanella notifica così non perdete i miei prossimi video, che appunto uscirà il post partita della Juve e anche dell'Inter stasera. E se vi piace anche iscrizione al Bar di Tifosi Channel e al mio profilo Twitter, che è tutto bella, mamma mia.